bella cosa. Amici, noi ci vediamo sempre venerdì prossimo alle 23.30. Stasera vi lascio con Grillo Saggio, che si chiede che fine fa il fucile di un tiratore quando il tiratore si assenta permanentemente. Il brano è intitolato Pensiamoci per tempo, attenzione ai falsi amici. Buonanotte. Pensiamoci per tempo. Attenzione ai falsi amici. Vi consiglio, cari amici tiratori o cacciatori, di vedere bene ed in tempo utile in quali mani potrebbero andare a finire le nostre armi in caso di assenza prolungata o d'altra indisponibilità, diciamo così, definitiva. Mi spiego meglio. Sarebbe un vero peccato che, in un lontanissimo futuro, quel nostro fucile che ci ha servito fedelmente per una consistente parte della nostra vita e che noi di contro abbiamo sempre tenuto come un figlio e che tante emozioni e soddisfazioni ci ha elargito nel tempo, non fosse poi apprezzato dai nostri figli veri, i quali un giorno potrebbero anche decidere, dicendosi in pratica l'un l'altro: senti un po' l'armeria giù in centro, se gli interessa quel catenaccio che era di papà, che se ci danno 500 euro ce lo leviamo. E così facendo si disfano di un Perazzi MX8 o di un Beretta DT10. Peggio ancora, ci sono in giro quelli che chiameremo cacciatori di vedove, ma non per fini erotico-sessuali come verrebbe da pensare, che potrebbe essere un bene anche per le interessate medesime, bensì per impossessarsi del fucile dello scomparso, del quale ovviamente affermano: poveretto, era tanto bravo ed eravamo così amici, mi farebbe veramente piacere avere un suo ricordo, magari un fucile. Certamente questi falsi amici si offrono di pagare, poiché l'amicizia è una cosa, ma non voglio approfittare. Ben sapendo che l'assente possedeva un sovrapposto Beretta SO3LL o una doppietta Franchi Imperiale Monte Carlo Extra, e se la cavano con 1000 euro e se ne vanno, accompagnati dai commossi ringraziamenti della signora per averle tolto un pensiero, in quanto lei delle armi ha sempre avuto paura. Se invece l'assente definitivo possedeva una collezione, poniamo, di armi delle quali aveva spesso decantato, oltre al pregio e alla rarità, anche il valore economico, allora la signora o il figlio unico, per evitare i falsi amici sopra descritti, bene faranno a rivolgersi fiduciosi ad un armiere che, essendo un commerciante, farà ovviamente i propri interessi, ma se è una persona seria, si manterrà comunque entro i limiti dell'umana decenza. Ad ogni buon fine, auguriamoci comunque di campare 100 anni in buona salute. In bocca al lupo a tutti!